calcio che comportino rischi gravi per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tutto sta adesso tradurre come verranno tradotte, applicate queste parole che sono comunque di estrema durezza. La misura è colma, ribadisco appunto l'attacco del comunicato del Ministro dell'Interno. Non era presente il Presidente della Lega Galliani, anche perché questo vertice è stato convocato alle 3 del pomeriggio e Galliani si trovava e si trova tuttora a Milano. Abbiamo parlato con il responsabile delle relazioni esterne della Federcalcio Valentini, che ci ha detto che l'ufficio indagini della Federazione, d'intesa con la Lega, ha dato già ordine di accertare le procedure che riguardano la vendita dei biglietti, chiaro il riferimento da parte del Ministro, come abbiamo appena detto leggendovi il comunicato, alla responsabilità oggettiva delle società. Per adesso è tutto, Ugo, ti restituisco la linea. Grazie Luca. Avellino, stadio Partenio. La squadra locale e il Napoli stanno per entrare in campo. Sono le 20:25. 1000 ultranapoletani, finiti i biglietti ai botteghini, forzano i cancelli della curva nord. Nel parapiglia, con le forze dell'ordine, precipita da una tribuna da oltre 10 metri un ragazzo di 19 anni, Sergio Ercolano, finito a terra tra un intercapedine degli spalti e il terreno di gioco. È gravissimo, passano i minuti e i soccorsi tardano ad arrivare. Incredibile, non si trovano le chiavi del cancello da cui deve passare l'autoambulanza. Ecco allora che la protesta dei tifosi napoletani per il mancato arrivo dei soccorsi si trasforma in violenza cieca. Oltre 200 ultra invadono il terreno di gioco e si avventano armati di spranghe, manganelli, catene, caschi e passamontagna contro i 60 uomini antisommossa di polizia e carabinieri presenti allo stadio. I teppisti in poco tempo travolgono le forze dell'ordine, ripetutamente colpite e costrette a fuggire negli spogliatoi, mentre altri continuano imperterriti a distruggere altoparlanti e cartelloni pubblicitari. Durante i violenti scontri attoniti e scatena subito delle polemiche, prime fra tutte il ridotto numero di forze dell'ordine per una partita a rischio come il derby campano che non si disputava da molti anni. Il vice sindaco di Avellino accusa venduti più biglietti di quelli disponibili. Una cosa è certa, dove andrà a finire questo calcio sempre più vittima della follia teppista? Il vicequestore Gennaro Rega è colto da infarto, ma viene aggredito senza pietà dai facinorosi. A stento, agenti di polizia riescono a trascinarlo e a portarlo in salvo. Il bilancio degli scontri è drammatico. Sergio Ercolano, ricoverato al Beato Moscati di Avellino, è ancora in coma, mentre il vicequestore Rega sarà dimesso soltanto in nottata. 24 agenti feriti, di cui 6 in ospedale.